Ciao a tutti. Mister Refurbished Brain mi fa una domanda molto tecnica e mi chiede perché non ho usato delle viti di plastica per evitare dei punti termici. In breve, che cos'è un punte termico? È un flusso che trasmette il calore da una parte all'altra della parete. Praticamente è una dispersione di calore verso l'esterno che avviene attraverso, in questo caso, da una vite di ferro. Praticamente il calore attraverso il ferro, penetra la parete e si disperde verso l'esterno, avendo un abbassamento della temperatura, interna. Questo naturalmente in una minima parte. Comunque in certi siti, come dice lui, si può vedere appunto le immagini della dispersione di calore che avviene dell'alone che c'è intorno alla vite. Come ho fatto io a risolvere questa cosa? Beh, innanzitutto comunque si possono comprare delle viti di plastica che ci sono. L'unico problema è che magari andiamo a comprare della plastica, che è un prodotto fatto da petrolio, e quindi andiamo a inquinare di più, mentre magari col ferro un po' di meno. Comunque io ho messo le viti, come potete vedere nei film, ancorate al muro che si fermano al primo pannello. Cosa significa? Significa che ho prima messo un pannello di legno ancorato al muro esterno con le viti. E le viti si fermano al pannello, poi sopra il pannello ho ricoperto con il sughero e lì ho messo dei chiodi attaccati non al muro ma al pannello di legno, quindi la dispersione arriva tra il muro all'inizio del sughero, poi ci sono i centimetri di sughero e poi c'è l'altro pannello con delle viti di legno, quindi io non ho un ferro o un qualcosa di ferro che arrivi dall'interno di casa mia direttamente al muro esterno, ma ho delle viti che si fermano al primo strato di pannello, non lo oltrepassano e quindi non toccano il muro. Ed è per questo che non ho un ponte termico. Mentre per le pareti interne, dove ho usato del sughero con uno spessore più piccolo, non ho messo i due pannelli, ho messo la vite direttamente attaccata al muro, fissata al muro. Ma si parla di una parete interna alla casa, quindi non all'esterno. Quindi al massimo la dispersione ce l'ho nel muro o adiacente ai miei vicini o ad un altro appartamento. Bene, spero di aver risposto a questa domanda e di avervi dato ulteriori informazioni. Comunque potete vedere meglio negli altri video come ho fatto a evitare questi ponti termici. E possiamo dire che comunque si tratta solo di piccole viti, anche se ne ho messe tante. E questo non ha molto
molta dispersione di calore perché comunque io la casa ce l'ho, riesco a riscaldarla con una stufetta come voi ben sapete, avete visto dai video. Bene, grazie a tutti, vi auguro una buona giornata. Ciao, alla prossima!